La mia faccia sopra un magazine, la tua troia mi conosce bene. Bella regà, sono Daniele e ultimamente mi sta arrivando un botto di domande in privato su Facebook e mi chiedono: ma quali sono i tuoi sottogeneri del metal preferiti? Puoi consigliarci qualcosa? Eccetera, eccetera, lo facciamo oggi. Ad alcuni questi sottogeneri piaceranno tantissimo, altri diranno che sono un poser, ma non me ne frega assolutamente nulla, perché questo è un canale che ha da sempre diffuso l'idea di essere più aperti mentalmente possibile e di ascoltare più generi. Infatti non è che facciamo sempre e solo video sul metal, come avete potuto vedere. Di conseguenza farò tre nomi di tre sottogeneri principali che a me piacciono particolarmente e mi hanno accompagnato da sempre nella mia inutile e stupidissima vita. Il primo sottogenere è il progressive. A mio parere il progressive è innanzitutto sinonimo di apertura mentale e di sperimentazione. Ho scelto questo genere perché mi ha praticamente insegnato a suonare. Vabbè che faccio schifo ancora a farlo, però sti cazzi. Mi ha insegnato a capire quanto in una canzone si possono essere così tante influenze diverse. Mi ha insegnato a contare i tempi dispari, cosa stupida ma in realtà che prima non sapevo fare. Insomma, mi ha insegnato a capire e soprattutto a studiare la musica a tutti gli effetti. E parlo dal progressive metal più classico, come possono essere i Dream Theater, fino al progressive più moderno, per esempio The Contortionist, l'ultimo The Between the Body and Me. E prima o poi ovviamente sul progressive metal arriverà un video a parte, perché voglio studiarlo benissimo e parlarvi nella maniera più ampia possibile. Ci metterò un botto e quindi lo sto ancora studiando, ma prima o poi giuro che arriverà. Il progressive metal è anche il genere musicale che più volte mi ha fatto capire che nel comporre una canzone non esistono limiti, non c'è nulla di prescritto, puoi fare quello che cazzo ti pare e puoi farlo bene se sai farlo. È un universo che probabilmente ancora dobbiamo tutti capire appieno, anche chi se lo sente tutti i giorni. A ogni ascolto di qualunque gruppo di questo genere impari sempre qualcosa in più. È un qualcosa di indescrivibile, è un qualcosa che tutti gli amanti della musica dovrebbero apprezzare. E quindi dai regà, spero che per almeno nel progressive siate d'accordo con me, perché i prossimi generi sicuramente non piaceranno a nessuno. Brevissima parentesi, in questo video non ci saranno il thrash metal, il death metal e altri generi che comunque ascolto tantissimo, ma non li considero i miei preferiti perché non mi hanno accompagnato in determinati periodi della mia vita. Se non li ho messi nella classifica non significa che non mi piacciono, anzi li amo, quindi proseguiamo. Il secondo genere che amo di più è il gothic metal. E qui già tutti diranno: ma il gothic metal non è metal, ma è troppo melodico, ma ci sono troppe influenze differenti. Sti cazzi, ok? Il gothic metal, se fatto bene, se fatto nella maniera che intendo io, quindi molto spesso anche influenzato dal doom death e da altre cose, è un genere che mi dà veramente tante emozioni, un genere malinconico che mi porta a viaggiare, mi fa pensare 3000 cose e praticamente mi distrugge. Quando ascolto un disco gothic metal, come lo intendo io, mi viene da piagna, mi voglio ammazzare, però è bello, capito? Trovo dell'arte in questo. Infatti uno dei miei dischi preferiti in assoluto è Velvet Darkness Day Fear dei Theater of Tragedy, un disco secondo me irriproducibile che ha fatto sicuramente la storia del genere. Come già detto, una marea di influenze dal doom death eccetera eccetera, poi tutti quei gruppi come i Paradise Lost, i Tristania, i Moonspell, i Lullacry e tanta altra roba di cui anche in un altro video parlerò. Poi ci metto anche i Lacuna Coil, che so già molti di voi diranno ma non è gothic metal. Ok, lo so, però comunque sì, hanno delle influenze palesi, soprattutto i primi due dischi che sono i miei preferiti, quindi In Arrivery e Unleashed Memories. Poi è vero, dopo Comales potete discutere quanto vi pare e lo capisco, però comunque almeno i primi due, se non anche Comales, per me sono bellissimi dischi. Poi ci sono due cose positive secondo me che il gothic metal ha dato al metal. Il primo sono le voci femminili, perché quando è arrivato il genere non era così comune sentire una cantante in un gruppo metal. Adesso è normalissimo, ce ne stanno pieni gruppi di qualunque genere, però prima non era così. C'era qualche eccezione, ma non era una cosa normale ancora, ok? Un'altra cosa che ho notato nel gothic metal, che paradossalmente non si è mai commercializzato. Guardiamo eccezioni tipo gli Evanescence, che non sono gothic metal, e tanti altri gruppi di questo tipo che li buttiamo proprio al cesso. Con tutto rispetto verso gli Evanescence, hanno fatto qualcosa che piace anche a me. E se tralasciamo anche il periodo mezzo industrial orribile di Theater of Tragedy, è un genere rimasto molto paradossalmente nell'underground. Non esistono tanti giovani attualmente che si ascoltano gothic metal, se non quello finto o in generale quello che non è davvero gothic metal. È proprio un genere che col tempo è stato abbandonato. Non è mai stata una vera e propria moda, non è mai stato un qualcosa di gigante, sempre stato qualcosa che ha avuto un suo determinato tipo di pubblico quasi sempre fisso, però che mai è riuscito ad espandersi così tanto a diventare mainstream, se non commercializzandosi a livelli estremi, e quindi a quel punto non è più gothic metal ma è proprio un'altra cosa, e per fortuna non tutti i gruppi l'hanno fatto. Se devo essere sincero, ho conosciuto tantissime persone che ascoltano anche generi più underground tipo il grindcore, sta roba qua, ma mi è stato sempre difficile trovare una comunità, una community che ascoltasse gothic metal e che fosse capace di comprenderlo e di ragionarci
sopra. Anche sui forum ho trovato poche persone interessate a questo genere. E mi fa molto strano, perché comunque lo ritengo molto importante. Invece noto sempre che ha quella cerchia di pubblico sempre piccola, sempre chiusa in se stessa, che non compare quasi mai sul web, che è difficile trovare ed è difficile conoscere. Quindi se c'è gente interessata al gothic metal, come lo intendo io in generale, quello classico, quello più influenzato dal doom death, si facesse avanti, perché sarei molto felice di vedere che ancora esistono esemplari del genere qui in Italia. È un genere che poi va tantissimo nei paesi nordici, ma qui in Italia non l'ho ancora trovato mainstream in generale e l'ho sempre visto poco inculato, seppur l'Italia sia la patria di vari gruppi gothic metal, quindi questo fa anche strano. Tuttavia passiamo all'ultimo genere, che ho tenuto per ultimo per un determinato motivo. Mi odierete tutti, ragazzi. No, non è il metalcore, no, non è il deathcore, bensì, indovinate un po', new metal. Per new metal intendo anche l'alternative metal e tutto un cerchio grosso di band. Poi facciamo anche una piccola distinzione, ovvero che non tutto il new metal mi piace, anzi molto spesso è merda, secondo me. Però ci stanno determinati gruppi che hanno fatto la storia. Ma perché l'ho messo in questa classifica? Perché band come i primi dischi dei Korn, che avevano tutta questa influenza funky, soprattutto Life is Peasy, che è un disco pieno di linee di basso ispirate al funky pop, anche la batteria, tutto quel groove fantastico, che la gente ancora non ha capito. La gente secondo me vede Life is Peasy dei Korn come un disco così, ok, dark, cupo, ok. Col metal non c'entra manco troppo, capito? Si chiamava new metal per questo, era un po' un'avanguardia per il tempo. E vedo che ancora non è stato capito da molti e mi dispiace tantissimo. Poi io sono un fanatico del hip hop, e lo sapete, ci faremo tantissimi video sull'hip hop, poi arriveranno. Sono un fanatico anche del funk, di tutta sta roba qua, quindi a me piace un botto proprio sentire tutte queste influenze. Poi certo, quando si vede che poi ci stanno gruppi come gli Skillet, che sono considerati new alternative metal, non so perché, ci stanno gruppi come Breaking Benjamin, che ci possono anche stare, mi piaciucchiano abbastanza, ma che comunque non hanno fatto la storia del genere e non hanno nessuna di queste influenze hip hop, queste influenze così. Diciamo che per new alternative metal intendo quel tipo di new alternative metal che pochi hanno saputo fare e che vi assicuro non è merda e non è da poser, non è tutto quello che voi pensate. Essendo stata una grande moda, ne abbiamo già parlato, il new metal è visto da molti come merda. Ma questo perché il 70% dei gruppi new metal che sono arrivati al podio fa cagare e poi è scomparso. Fidatevi che è molto di più, è un genere che avrebbe potuto dare molto di più e che ultimamente sta scomparendo e mi dispiace un sacco, e che spero tornerà, però in una maniera molto meno commerciale rispetto al 70% appunto di quello che è stato new metal. E che faccia il culo a tutti, che faccia il culo ai puristi, che faccia il date a fanculo tutti quanti. Adesso tutti voi, tutti, chiunque ha visto questo video, nei commenti mi scrive quali sono i tre sottogeneri del metal che preferisce. Tutti quanti, raga, voglio leggere tutti. E perché, non me ne frega un cazzo, scrivete. Piccolo bastardo, piccolo spezzacuore, dato tipo alla conquisto con un mazzo di fiori. Breakdown.